sono i principi che dobbiamo affermare di fronte a quella nave della Guardia Costiera italiana, fermata da un governo vergognoso che per la prima volta mette in atto una storia incredibile, blocca una sua nave e non consente a quella nave di attraccare sul suolo italiano e utilizza quelle 148 persone, quelle 148 vite per fare ancora una volta propaganda e si scontra contro il buon senso anche degli italiani, vorrei dirvi, di fronte al fatto che situazioni come queste un governo all'altezza del proprio compito le gestisce in qualche ora, altro che dire, scrivere, perché non hanno il coraggio di andare a Catania, fanno i post su Facebook, altro che dire e scrivere quello che dicono e scrivono anche in questi minuti. Il Presidente del Consiglio si limita a fare post su Facebook anziché governare. Presidente Conte, esca dai social network, si spenda direttamente, gestisca la situazione se è capace di farlo, se no ne tragga le conseguenze e vada a casa, perché l'Italia rischia di essere umiliata da questa situazione. Altro che il tradimento dell'Europa. Siamo di fronte a un governo che sta tradendo il proprio paese. E noi chiediamo al Presidente del Consiglio di venire in Parlamento immediatamente a riferire di questa situazione. Non mi basta un post su Facebook. Ne penso che sia decente che ministri della Repubblica Italiana, anziché stare a lavorare su questi temi, commentino questi temi in diretta dalla montagna o dalla spiaggia. Vengano in Parlamento e si confrontino e si misurino con la loro responsabilità. Quale idea di Stato hai se pensi di utilizzare quelle 148 vite per fare ancora una volta un'operazione propagandistica e simbolica? Perché hai bisogno di spostare l'attenzione, perché hai bisogno di armare l'ennesima provocazione, perché hai bisogno di farti raccontare per quello forte con i deboli e debole con i forti. Forte con i deboli e debole con i forti. Forte con i deboli nel Mediterraneo e poi però debole con i forti a Bruxelles.